dei 100 morti in Cina, oltre 4.000 i casi di contagio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità corregge il tiro e parla di rischio globale alto, non più moderato, come nelle relazioni precedenti. L'unico vero sensazione che si ha è quella, insomma, di essere, se vogliamo, intrappolati dentro la città. Ci hanno detto di non uscire, di cercare di rimanere a casa. Sono circa 70 e tutti in buone condizioni di salute gli italiani confinati a Wuhan, epicentro dell'epidemia, una città isolata, in quarantena, le uscite ridotte all'indispensabile. Evitare l'ospedale e le lunghe attese tra malati contagiosi. Tornare a casa il più presto possibile. La Farnesina è al lavoro, un rimpatrio che appare complicato. Complicata la trattativa con la Cina per ottenere il consenso. Sì, come dicevate nel servizio, siamo in costante contatto con i nostri connazionali attraverso la nostra ambasciata, che ha costruito sempre un filo diretto, e noi stessi con loro. E abbiamo prima ipotizzato un'idea di un trasferimento via terra, ma implicava una serie di problemi anche di quarantene, sia in uscita dalla città dove si trovano e poi in entrata in un'altra città cinese. Un giovane studente che si trova proprio a Wuhan, che è ancora lì, naturalmente non possono uscire, sono chiaramente chiusi dentro il campus universitario. Questo è il momento peggiore per un'epidemia, per diffondersi in un paese, proprio perché soprattutto in Cina, in concomitanza con il capodanno cinese, centinaia di milioni di persone si spostano per tornare nella loro città d'origine. L'università innanzitutto ci ha avvertito sul possibile sviluppo della situazione del coronavirus e dopodiché ci ha consigliato su come prendere provvedimenti per mantenere alto il livello di igiene personale, e ci ha consigliato di evitare aree affollate per evitare possibili contagi, come comportarci sui mezzi pubblici per mantenere comunque uno stile di vita normale, però mantenendo delle precauzioni importanti. Sì, e tra l'altro anche l'informazione che Lorenzo aveva sull'inizio del secondo semestre, il 17 febbraio, è cambiata, perché è arrivata una comunicazione ufficiale che il secondo semestre, cioè il ritorno a scuola di tutti, no? Dell'università, certo, del liceo, degli elementari, degli asili, è stato spostato a data da destinarsi, cioè non si sa quando scuole e università. Più di 100.000 contagiati vuol dire che purtroppo aumenterà il numero delle vittime, insomma uno scenario davvero apocalittico. Ecco, su questo non c'è ancora una certezza, cioè si sa che questo virus è più contagioso della SARS. Un 38enne ricoverato all'ospedale di Codogno in terapia intensiva, risultato positivo al test del coronavirus. L'uomo non è stato in Cina, ma ha avuto contatti con altri italiani rientrati dal paese asiatico. Invece lasciato la Cecchignola i primi 20 italiani dopo 17 giorni di quarantena, mentre l'ultimo bilancio delle vittime nel mondo è di 2.247 morti.
Camiri Waline, Casesi Vadu Manafabalea. 7:30 del mattino, buongiorno, benvenuti al telegiornale che siamo costretti ad aprire con le notizie che riguardano il coronavirus, perché indubbiamente fa scalpore conferma del ricovero di un italiano, 38 anni, a Cologno in provincia di Milano. Aveva accennato alla fine di gennaio con alcuni colleghi italiani che erano rientrati dalla Cina. Cause you want to know, yeah, you want to do mana. Ah, cause you want to know, yeah, you want to do mana, Fabalea. Sono in corso le controanalisi all'Istituto Superiore di Sanità, ha detto l'assessore al welfare della regione, aggiungendo che i servizi del pronto soccorso sono attualmente ridotti a livello cautelativo. In queste ore tutte le persone che sono venute a contatto con il paziente vengono sottoposte ai controlli. Questo potrebbe significare che almeno un'altra persona risulta contagiata dal virus. Yeah. In giornata ci sarà una conferenza stampa su questo nuovo caso. In Italia attualmente ci sono altri 3 contagiati al Covid-19. Il ricercatore universitario di 29 anni di Reggio Emilia, risultato positivo dopo essere stato rimpatriato da Wuhan, ricoverato allo Spallanzani. Le sue condizioni sono state definite buone. Sempre allo Spallanzani ci sono i 2 turisti cinesi di Wuhan, le cui condizioni stanno migliorando. In Giappone, tra gli italiani, c'è un altro contagiato, l'uomo di 72 anni che era a bordo della Diamond Princess e che almeno per ora non ritornerà, insieme ad una 20ina di connazionali ed altri turisti europei, nel volo che partirà oggi. Andranno alla Cecchignola dopo essere stata sanificata, dove nel frattempo è finito il periodo di osservazione di 2 settimane dei primi 19 connazionali rimpatriati da Wuhan. Sul coronavirus non è il momento di abbassare la guardia, ha detto il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha commentato gli ultimi dati sull'epidemia di coronavirus. I guariti superano i nuovi casi accertati, ma nonostante l'andamento sia incoraggiante, dice il responsabile dell'OMS, va mantenuta alta l'attenzione. Anche perché fuori dalla Cina il virus continua a uccidere, sono più di 100 i casi accertati in Corea, dove il governo di Seul ha designato 2 città zone di attenzione speciale. Direttore, ci spieghi bene per favore che tipo di virus è questo? Questo è un coronavirus, sono virus che si trovano normalmente nel mondo animale, ma ce ne sono anche di umani. Sì. Gli umani sono abbastanza banali, danno in genere dei raffreddori, mentre quando un coronavirus fa il salto, noi lo chiamiamo salto di specie, cioè passa dall'animale all'uomo, in genere sono pipistrelli oppure altri animali che vengono infettati dai pipistrelli della frutta e non i nostri pipistrellini, quelli le nottole, assolutamente no. Quando passa nell'uomo dopo può iniziare una catena di trasmissione da persona a persona, come? Tramite un contatto stretto. Cioè, per esempio, come la saliva, però a contatto ravvicinato, anche le mani, se uno se le porta le mucose, sappiamo che ci portiamo le mani agli occhi, non so, 1000 volte al giorno, c'era un film Contagion che lo faceva vedere benissimo. In questo caso può avvenire una trasmissione soprattutto all'interno dei nuclei familiari, in ospedale se l'operatore sanitario non prende le adeguate precauzioni, magari non sa che la persona è infetta. In ambienti quindi chiusi in genere e sovraffollati, quindi non è facilissima la trasmissione, però purtroppo si trasmette da persona a persona. Quindi quando è stato confermato che c'era trasmissione interumana, e noi ne eravamo ormai certi a quel punto, certamente abbiamo fatto un saltino in alto nella scala, diciamo, di allerta globale, che non è assolutamente la scala di panico, è una scala di allerta. No, però dobbiamo vuol essere più attenzione, perché è giusto avere attenzione, perché è chiaro ci che sono le cure.
Purtroppo non abbiamo un farmaco specifico, non c'è un vaccino a disposizione, sappiamo quanto tempo ci vuole per mettere, per rendere disponibile un vaccino, ad esempio, quindi le cure consistono nella terapia che noi definiamo sintomatica di sostegno, che in genere si fa quando una persona ha una polmonite. Nella maggior parte dei casi sembrano queste polmoniti essere lievi, moderate. In alcuni casi il paziente magari è più critico, sono più gravi, ma semplicemente perché in genere le condizioni di base del paziente non erano buone.